adesso, quali sono i segnali della squadra per questi insomma, punti importanti, una prestazione credo proprio tante cose positive. No, beh, i punti sono sempre importanti, ma tre punti sono, dico sempre, un Conegliano come con Perugia, come con... per cui tre punti importanti e soprattutto non era facile riprendere dopo una sorta così lunga, ragazzi sono state penso brave, ma abbastanza attente, è ovvio che dopo tieni un pochino a adeguarti anche un po' a quello che fa l'avversario, abbiamo sbagliato qualcosina di troppo nel terzo set, comunque via. Siamo contenti, abbiamo lavorato duro anche fisicamente, adesso abbiamo tempo per preparare, abbiamo questo appuntamento in Croazia che non è assolutamente scontato, dobbiamo fare una buona partita lì e poi preparare la partita di Valle Forte, però una alla volta, adesso domani andiamo, prepariamo velocemente questa partita, vediamo di fare bene anche lì. Ecco, in questa fase qua, quali sono gli aspetti più importanti? E soprattutto diceva qualche errore, si lavora più sulla concentrazione o sulla tecnica? Si lavora su tutto, diciamo che abbiamo fatto 10 giorni di più, 2 settimane senza giocare, quindi abbiamo anche riposato un po', abbiamo lavorato bene dal punto di vista fisico e adesso dobbiamo riprendere il ritmo del gioco. Che squadra è questa squadra croata? Perché, è una squadra molto giovane, è una squadra che ha vinto agevolmente il primo turno, anche perché l'avversario era una squadra finlandese che non era assolutamente di altissimo livello, per cui diciamo ci aspetta una partita come tutte queste partite di Coppa. Bisogna essere bravi a pensare prima di tutto a noi perché giochiamo con una squadra che non conosciamo, a parte una giocatrice che ha giocato un po' al campionato italiano, però dobbiamo essere bravi noi a partire bene, a pensare a fare bene noi e poi vedremo. Posso chiedere semplicemente se fa piacere all'allenatore che quando si è partiti dall'inizio della stagione si diceva Savino aveva i giocatori fenomenali, Zuting, Andropova, invece poi è la squadra che emerge, anche in partite come queste si fanno trovare pronte anche a livello di minutaggio, dico. Sì, sì, certo, ma sarà così anche con le croate, ci sarà più spazio per le altre giocatrici, penso che sia molto importante perché pensare di basare un campionato solo su una giocatrice diventa veramente difficile, impossibile. Se è nato magari sì, puoi vincere partite facili, ma quando iniziano a essere più difficili, oggi stasera siamo quasi, può essere una partita facile, quasi tutte le 5 giocatrici sono andate quasi in doppia cifra, 2 centrali hanno fatto 9, quindi è un buon segno, come dici tu, è un segno che si sta lavorando bene, è un segno che le ragazze sono brave a rimanere così, diciamo sul pezzo sempre tutte.